canale YouTube di Luigi Gaudio. Il papato ad Avignone. Ecco, stavo dicendo che questa fase della storia della Chiesa viene anche chiamata la cattività avignonese. Voi che studiate il latino sapete benissimo, infatti, che captivus in latino significava prigioniero. Quindi è come se noi volessimo dire con questo termine che il Papa era come prigioniero. Noi italiani, per esempio, in modo particolare, sentiamo questo periodo come un periodo fortemente negativo, come se il Papa fosse prigioniero dei francesi. Abbiamo studiato e spiegato la volta scorsa dell'episodio della beffa di Anagni, no? Quell'episodio è andato a finire come è finito, come ben sapete, quindi l'abbiamo spiegato la volta scorsa. Bonifacio VIII è morto un mese dopo aver ricevuto questo affronto, e la situazione che si era venuta a creare era la seguente. Ormai la curia romana era nelle mani della Francia, insomma. Il rapporto, diciamo, fra papi, quindi cardinali, diventa talmente stretto che viene eletto un papa francese, poi vengono eletti anche tanti altri papi francesi, e sotto questo primo papa francese che viene eletto, che addirittura non va neanche a Roma, cioè viene eletto direttamente in Francia, la sede papale viene trasferita da Roma ad Avignone e ci rimane per circa 70 anni. Quindi dal 1305, l'anno di insediamento di Clemente V, fino, se non erro, al 1374. Non riesco a trovare qua l'anno in cui diciamo il Papa è ritornato. 1377, c'è scritto nella didascalia in fondo alla pagina 135. È nel 1377, quindi, che il Papa ritorna, ecco, la cattività avignonese, no? Cosiddetta cattività avignonese. Consideriamo anche la didascalia della fotografia in fondo a pagina 135 come parte integrante del nostro studio, perché ci sono queste due notizie fondamentali. Cioè, il nome di questo periodo del papato ad Avignone, la cattività avignonese, e la data 1377 della fine di questa cattività avignonese, data che sfora un po' i nostri termini temporali. Voi sapete infatti che noi quest'anno dobbiamo studiare fino al 1350, però insomma, siamo sicuramente nel periodo storico che stiamo studiando, quindi il 300. Il primo papa francese, Clemente V, dal 1305 al 1314, ha in realtà la sede ad Avignone dal 1309, quindi è vero che lui non era andato a Roma per la consacrazione, ma la sede papale è stata trasferita 4 anni dopo la sua elezione, quindi nel 1309, e poi comunque altri 7 papi francesi fino al 1376, quindi che vuol dire un anno prima del ritorno del Papa a Roma. Ecco, perché è sentita come una prigionia, una cattività? Perché la politica del re di Francia influenzava direttamente la Chiesa in questo periodo, e perché è un periodo, direi, decisamente negativo per la Chiesa, soprattutto per la vendita di cariche ecclesiastiche. Quindi il Papa, con sede ad Avignone, vende, i papi cardinali vendono le altre cariche ecclesiastiche al miglior offerente, quindi quello che pagava di più. E questo porta sicuramente a una degenerazione. Il Papa ancora di più in questo secolo si sta allontanando da quelli che sono diciamo i principi evangelici. Ma non solo per questo, per tanti altri aspetti negativi. C'erano, per esempio, si era creata proprio ad Avignone, presso questa curia papale, una classe sociale di impiegati, funzionari, notai, archivisti, avvocati, scrittori, contabili, per cui davvero la Chiesa, il papato allora era più un centro d'affari che non un centro religioso, spirituale. Tant'è vero che studieremo l'anno prossimo Francesco Petrarca, che andò anche a vivere ad Avignone perché aveva seguito un cardinale della famiglia dei Colonna, aveva un giudizio estremamente negativo su questa curia avignonese e scrisse dei sonetti infuocati, estremamente critici, insomma, contro questo modo di gestire la Chiesa che si stava attuando lì ad Avignone. Fiamma del ciel, sulle tue trecce piova, una cosa del genere. Doveva essere questo il primo dei versi di uno di questi sonetti famosi
di Francesco Petrarca contro la cattività avignonese, contro la curia avignonese. Francesco Petrarca, infatti, spesso in questi sonetti paragonava Avignone a Babilonia. Sapete che, ovviamente, a partire dalla Bibbia, Babilonia era considerata un centro diabolico, il centro del diavolo, centro, quasi la sede dell'inferno, si può dire, sulla terra, no? Appunto per tutti questi traffici, questi affari che venivano fatti ad Avignone, totalmente al di fuori di quello che è lo spirito evangelico e religioso. In questo periodo, oltretutto, era stata concepita l'idea del purgatorio. Anzi, a dire la verità, l'idea del purgatorio probabilmente è stata concepita anche nei primi secoli del cristianesimo. Ma questo è il periodo in cui il purgatorio diventa un dogma. Quindi, viene elaborato poi alla fine nei centri filosofici, pensiamo appunto a San Tommaso, la Sorbona e via discorrendo, qualche decennio prima, poco prima insomma del papato di Bonifacio VIII, diventa una sorta di dogma della Chiesa. E la Chiesa, Chiesa avignonese, questa Chiesa quindi corrotta, sfrutta la questione del purgatorio. In che cosa consiste? Di che cosa si tratta? Beh, è abbastanza semplice. Lo studieremo in quarta, quando leggeremo il Purgatorio, di Dante Alighieri. Cioè, per i cristiani, doveva esserci un luogo in cui una persona che aveva peccato, che aveva fatto dei peccati, era costretto a rimanere subendo delle pene prima di raggiungere la gloria eterna, quindi il paradiso, la beatitudine. Ora, questa persona ovviamente doveva essersi macchiata non di peccati mortali, gravi, gravissimi, perché in questo caso questa persona sarebbe andata all'inferno. Ecco, l'inferno leggeremo l'anno prossimo, leggendo appunto la prima cantica, di Dante. Ecco, si parlava molto in quei decenni del purgatorio. Perché? Perché i fedeli cristiani, per cercare di diminuire il lasso di tempo in cui si dovevano trovare in questa condizione di pena nel purgatorio prima di accedere al paradiso, erano disposti un po' a tutto. Per esempio, erano disposti a fare lunghi pellegrinaggi. Sappiamo infatti che nel 1300 proprio Bonifacio VIII aveva indetto il primo giubileo, l'anno santo, e quindi si andava, per esempio, appunto Bonifacio VIII aveva detto di venire a Roma per lucrare, si dice così, lucrare l'indulgenza, quindi ottenere questa indulgenza. Un modo per ottenere l'indulgenza per se stessi o per i propri familiari era quello di andare a Roma durante l'anno santo, oppure di andare in determinati santuari in certi periodi dell'anno. Un altro modo però era quello di versare un'offerta straordinaria a San Pietro, diciamo, si diceva così, poi diventerà l'obolo di San Pietro. Una specie quindi di tassa religiosa, e in questo modo venivano condonati periodi, ed era una cosa anche matematica, nel senso che se una persona dava una tassa di una certa entità, gli venivano condonate delle giornate, qualche giorno di purgatorio in meno. Se invece la tassa era, insomma, il donativo, l'offerta era maggiore, allora erano dei mesi in meno di pena nel purgatorio, altrimenti diventavano degli anni in meno. Era una questione molto, ovviamente, un po' al di fuori di quella che è la logica, religiosa, tant'è vero che, sarà proprio questo il motivo per cui scoppierà la riforma protestante. Quando ci sarà un'ulteriore richiesta di questo obolo di San Pietro per l'indulgenza del purgatorio all'inizio del Cinquecento in Germania, si ribelleranno a questa richiesta che era stata fatta sostanzialmente per finanziare la ricostruzione della chiesa di San Pietro, a Roma, e da qui scoppierà addirittura la riforma protestante. Così vi dico delle cose che sono utili anche per capire alcuni periodi storici. Tutte queste cose causarono una impopolarità della Chiesa in questo periodo della cattività avignonese, cioè le spese della cura, l'aumento delle decime, insomma, alienarono alla Chiesa di Roma, alla curia avignonese, ma in generale alla Chiesa di Roma, anche la gente comune, la gente del popolo, soprattutto poi in Italia, quando cioè si vedeva questa curia avignonese come una specie di coacervo
quindi di un insieme di tutto ciò che poteva essere detestabile nel potere ecclesiastico. Quindi gente che aveva ottenuto appunto queste cariche solamente per scopi o per ambizioni personali o per accumulare soldi, denaro, ricchezza, eccetera, eccetera. E questo generò una sorta quasi di reazione popolare. No? Non era una cosa sentita solamente da Francesco Petrarca o da spiriti particolarmente illuminati, ma era sentita anche dalla gente comune questo. Si fece portavoce di questo sentimento Santa Caterina da Siena, quindi una religiosa che scrisse delle lettere accorate, quindi appassionate al Papa, affinché decidesse di ritornare a Roma, e automaticamente questo poteva già significare un miglioramento della situazione, quindi un ritorno a principi religiosi e non solamente ad un accumulo di denaro o di ricchezze. Fu talmente appassionata Santa Caterina da Siena che anzitutto contribuì anche lei al ritorno effettivo del Papa a Roma con queste lettere, e poi diventò patrona d'Italia, diciamo. Abbiamo come patrona d'Italia Santa Caterina da Siena e San Francesco d'Assisi, proprio perché hanno dimostrato nel corso della loro vita particolare interesse a che davvero il popolo italiano potesse vedere nella Chiesa un punto di riferimento in un modo o nell'altro, San Francesco in un modo, Santa Caterina nell'altro, e Santa Caterina proprio con questa richiesta accorata del ritorno della Chiesa di Roma a Roma, e questo abbiamo detto che avvenne nel 1377. I problemi non finirono. Ve l'ho già detto, vi ho già anticipato della riforma protestante, ma comunque anche prima della riforma protestante ci furono, e studieremo o ristudierete con qualche altro professore, scismi, divisioni, eccetera eccetera. Forse solo il Concilio di Trento riuscì, ma siamo ormai, lo sapete benissimo, intorno al 1565, quindi addirittura dopo la metà del 1500, a riaffermare il nucleo religioso del messaggio evangelico anche all'interno della Chiesa cattolica. Altri video didattici su attuttascuola.it.